Vittoria passeggiava per le antiche vie e avvertiva qualcosa di inspiegabile, di affascinante e misterioso. Il bisogno di sfiorare con le dita l'antica console dell'antiquario, come se lo avesse già fatto in un passato dimenticato. Poi un'inspiegabile attrazione per quell'oggetto. Vi darò una somma di denaro affinché lo conserviate per 100 anni. Fra un secolo, quando vostro nipote sarà anziano, verrò personalmente a ritirarlo. Saprete che sono io, perché solo io riuscirò ad aprirlo. Attraverso i secoli le anime compiono un lungo viaggio alla ricerca di una vera consapevolezza. Il risveglio dell'anima avviene sempre per piccoli passi e le emozioni che lo svelano sono come messaggeri. Se hai aperto il sigillo, devi continuare la tua missione. Il Consiglio dell'Universo stabilì che gli abitanti di Atlantide si erano evoluti a tal punto da meritare un aiuto dalle stelle. Tutto ciò che ti è destinato tornerà a te, anche se perduto nelle profondità dell'oceano. Quello che non ti appartiene, invece, non riuscirai a trattenerlo. Anche se lo incatenassi al cuore. A volte una persona appena incontrata senti che già la conosci, solo con una stretta di mano. Una strana affinità immediata che ha radici profonde in altre esistenze, eco di qualcosa che è stato già vissuto e condiviso. Hai mai avuto un déjà vu? Luoghi mai visti che però già conosci, testimoni del passaggio della tua anima. Delle emozioni passate e presenti, come amore, passione. Cose che sai di avere già perduto. Gli stessi terribili errori, gli stessi errori per sempre. Un sipario che ci svela una trama sempre uguale. O possiamo cambiare tutto. Possiamo imparare dai nostri errori. Possiamo imparare ad amare incondizionatamente. Prendere coscienza, avere speranza, questa è la missione del sigillo. Scegliere fra il bene e il male. E cosa più importante è proteggere la custode nei secoli da coloro che hanno tradito la luce. Devi scegliere. Voglio quel maledetto sigillo che ti sei fatto sfuggire sotto il naso. Io devo avere quel sigillo e il suo immenso potere. Non è vero. Tu vuoi sbarazzarti di me? Al contrario. Voglio solo renderti degno dell'anello che porti. Tu non capisci, sono secoli che sono prigioniero in questa dimensione, condannato a invecchiare in una misera esistenza. Quindi, o il sigillo o non sarai più nulla. Scegli.